Ciao amici, l'altro giorno ero dal dentista, purtroppo avevo male a un dente ed ero lì che stavo sfogliando tutte quelle riviste estive. Prima di tutto mi sono fatta una scorpacciata di gossip che mi dovrebbe bastare per un anno, adesso so tutto di tutti, potete anche interrogarmi. E poi ho visto anche che si parla tantissimo di diete. Tutti parlano di dieta in estate, anche nelle previsioni del tempo ci infilano le diete. Ma voglio dire una cosa, attenzione, perché se ne parlano veramente tutti vuol dire che è una tendenza, ma questi tutti che ne parlano non possono essere tutti degli esperti, no? Infatti se ne parla in modo superficiale, senza citare studi scientifici, senza capire in realtà se funzionano o no, e per chi sono indicate, se si possono fare, insomma non si scherza con le diete. Allora ho pensato di fare una nuova serie di video dove vi aggiorno sulle ultime novità in fatto di diete e poi le voglio commentare con le mie considerazioni di naturopata. E vi chiedo, alla fine votate nel sondaggio se vi piace questo tipo di video e se ne volete vedere altri. E adesso, se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Detto questo, veniamo alla dieta di oggi. È la dieta dei frutti di mare. Squaletto dice che lui la fa tutto l'anno. Ma per lui magari va bene. A me, sinceramente, quando ho letto di questa dieta è venuta la nausea. Mi immaginavo di dover mangiare vongole, calamari, cozze dalla mattina alla sera tutti i giorni. Che schifo. Ma poi mi sono detta, non bisogna saltare alle conclusioni senza conoscere, quindi vediamo di indagare un po' meglio. Ma cos'è la dieta dei frutti di mare? Vi racconto una storia. Quando ero ragazza ho frequentato un anno di scuola in Giappone. Lo potete leggere nella storia della mia vita sul mio sito. Comunque sono stata una delle prime, anzi la prima italiana, ad andare a studiare nel paese del Sol Levante con i programmi di intercultura. E quell'anno con la scuola siamo andati in gita scolastica a Okinawa, quell'isoletta nel Pacifico, nel sud del Giappone. Lì non c'è spazio per grandi coltivazioni e allevamenti e quindi vivono di alghe e frutti di mare. Lì a Okinawa c'erano moltissimi anziani in super forma, pieni di energia, molto arzilli, e li vedevo sgambettare a piedi o in bicicletta lungo tutte le stradine dell'isola. Poi quando ho studiato naturopatia ho scoperto che la dieta di Okinawa è proprio una delle più salutari del mondo e la dieta dei frutti di mare ha alcuni aspetti simili e quindi ho detto, valutiamola. Quali sono i benefici della dieta dei frutti di mare? I frutti di mare sono ricchi di proteine, acidi grassi omega 3, iodio, ferro e zinco. Hanno poche calorie ma sono molto sazianti. In descrizione c'è il link a uno studio scientifico del Journal of the American College of Nutrition che dimostra proprio i benefici dei frutti di mare per dimagrire. Quando fare la dieta dei frutti di mare? Io consiglio di farla se 1. Siete certi al 100% di non avere allergie a pesci, frutti di mare o crostacei, e 2. Se avete a disposizione frutti di mare freschi, sani e siete certi al 100% che non sono inquinati o contaminati. Beh, adesso che estate potrebbe essere proprio l'occasione, in vacanza, se siete in una località dove il pesce è fresco e buono. Potete mangiare solo frutti di mare come pasto principale per 3 volte alla settimana abbinati a tante verdure fresche in abbondanza. Come si fa la dieta dei frutti di mare? È facile, si mangiano calamari, cozze, vongole, gamberetti, seppioline, frutti di mare insomma. Ma una teglia di frittura mista tutti i giorni? Ma certo che no, se no noi diventiamo una botte e il colesterolo sale alle stelle. Meglio fare cotture leggere con un po' di olio di oliva, limone e prezzemolo. Tra l'altro la vitamina C contenuta nel limone favorisce la digestione delle proteine e l'assimilazione delle sostanze nutritive contenute nei frutti di mare. Per chi ha tanta fame vanno bene anche i piatti unici come la paella, il risotto o la pasta ai frutti di mare. In effetti sono piatti della tradizione quindi saranno sicuramente completi e sani. Controindicazioni alla dieta?
diabete ai frutti di mare? Come ho già detto, 1. Attenzione a intolleranze e allergie. 2. Prodotti freschi e di qualità. 3. Mi raccomando, cottura leggera e condimenti light. 4. Come sempre, attenzione alle quantità. Se ci strafoghiamo di frutti di mare e in più antipasto, primo, secondo, magari di carne e contorno, dolce, caffè, eppure ammazza caffè, non ci sono omega 3 che tengano. Ingrassiamo invece di dimagrire. E con il pesce non si scherza, in agguato ci possono essere coliti e giochetti del genere. Verdetto finale? La dieta dei frutti di mare non fa poi così impressione e alla fine fa anche dimagrire, ma va fatta con cautela e nel modo giusto. Mi raccomando, seguite i consigli di questo video. Vi ricordo che se volete dimagrire senza dieta privativa e in modo naturale con la naturopatia, io ci sono, contattatemi dal link in descrizione. E per vedere gli altri video del canale iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e aiutatemi a portare avanti questo progetto gratuito di divulgazione sostenendolo con un abbonamento al canale, cliccando abbonati. Ora condividete questo video, diffondiamo insieme notizie sensate e non fake news. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali. Naturalmente, e votate il sondaggio, mi raccomando. Ciao! Se siete in una lì a Okinawa, ho visto, aspetta, sulle diete.